popolo ha avuto sempre comunque una buonissima tradizione tra delle stazioni, diciamo, italiane, ma è conosciuta anche molto bene all'estero. Questo lo voglio dire perché comunque in ogni caso è una stazione che merita di andare avanti e merita di fare un prodotto nere che sia degno della sua fama, perché comunque Foppola è molto conosciuta. Io ho iniziato il lavoro a metà luglio, quindi quasi iniziare per il progetto, diciamo, di ristrutturazione del debito. Andando avanti abbiamo visto che comunque questo progetto è fattibile, che si riesce a raggiungere quegli obiettivi che ci siamo posti e proporremmo nel concordato, proporremmo il 182. E quindi poi sono partito anche sul discorso della gestione, che mi è stato chiesto dal consiglio di amministrazione della Brembo. Chiaramente in questa sede si sta parlando della telecabina, che è un impianto molto importante per la Brembo Ski, per Foppolo, per Carona e per San Simone. Ed è una partenza, secondo me, per individuare poi in futuro altri interventi e altre operazioni che rendano più competitivo questo comprensorio. È chiaro che in questo momento il mio lavoro deve essere concentrato nella riapertura della stazione, nel proporre un prodotto buono e di qualità e cercare di affiancare quello che è il discorso della ristrutturazione del debito, cercando di portare avanti delle gestioni sostenibili. A volte su questo discorso di gestioni sostenibili si fa un po' di confusione. Vorrei chiarire brevemente che una volta le stazioni invernali erano un po' gestite dal discorso delle operazioni immobiliari, poi sono passate, diciamo, un po' sotto la mano del pubblico. Adesso a livello così nazionale, internazionale, già un po' di tempo, si parla di gestione sostenibile, cioè vuol dire che una società degli impianti come questa deve trovare una strada dove i costi di gestione sono sostenibili, si può lavorare, può andare avanti con mezzi propri, al di là degli investimenti in quanto capitale o delle operazioni, diciamo, di crescita, ma a livello di investimenti. Quindi il mio lavoro è quello di portare questa gestione a essere alla pari o comunque a fare in modo che non vi siano discrepanze e debiti. E da ieri sera che noi abbiamo pubblicato i prezzi, abbiamo pubblicato, diciamo, la prevendita degli stagionali, ed è qui che secondo me, forse non è la sera data, ma è un... Deve essere un impegno di tutti quello di promuovere in questo momento la nuova stagione, al di là dei problemi tecnici che ci saranno, ma li risolveremo, perché la telecabina, i lavori andranno avanti con molto impegno, ma in ogni caso quel piano famoso del piano B deve essere assolutamente percorribile, perché noi non possiamo non garantire l'apertura della stazione. Quindi, come ha detto il sindaco, da lunedì iniziano anche i lavori per la sistemazione di queste due sezioni, in modo da garantire comunque l'apertura della stazione. Poi è chiaro, noi dobbiamo sempre fare i conti con il meteo e con un socio occulto che non riusciamo a gestire, però stiamo lavorando, stiamo rimettendo a posto gli innevamenti, stiamo lavorando, inizieremo anche a fare lavori sugli impianti. I programmi ci permetteranno, tempo permettendo e stagione permettendo, ad aprire per Sant'Ambrogio. Questo è poi il nostro obiettivo. Sempre, lo dico con molta pacatezza, perché voglio essere un po' scaravantico. Come dico, è il tempo che comanda, e il tempo non lo comanda nessuno. Io penso che dobbiamo lavorare tutti perché tutti vengano nel nostro comprensorio a lasciare.